Ben ritrovati da Fabio Sinatti e Moreno Sinatti. E riprendiamo un po' dalle giornate un pochino più calde, quelle di metà ottobre, e qui siamo a San Giovanni Valdarno per una manifestazione, diciamo, di solidarietà. Moreno. Sì, è la corsa per il Maier. È successo la domenica precedente la mezza maratona. Effettivamente, guarda com'era il tempo rispetto alla settimana dopo. E comunque, ecco qui, vediamo subito la partenza di Caril, che in questi ultimi giorni ha fatto parlare di sé. E poi abbiamo visto anche Cardelli, quindi i due protagonisti, diciamo, delle mezze maratone, delle maratone proprio recentissime, quella di Ravenna e Milano per quanto riguarda il Caril e di Firenze per quanto riguarda invece Cardelli. Diciamo che era proprio un test che faceva anche il Caril in occasione di questa corsa del Maier, che fra l'altro era tutta pianeggiante, circa quasi 10 km, quindi era un test in previsione della mezza di Arezzo. Il test aveva dato buoni risultati, soltanto che la mezza di Arezzo c'è stato un problema del vento, dell'acqua, quindi non ha potuto mettere in atto quello che aveva già deciso. Però ecco, 15 giorni dopo, e dopo altri 15 giorni, e ha messo in atto, ha fatto vedere che era preparato per fare ottimi tempi. Ed effettivamente abbiamo visto un ottimo il Caril proprio in progressione, che intanto vediamo anche le retrovie composte da Guidelli, che anche lui ha provato la maratona di Firenze, poi ahimè intorno al 30° chilometro ha dovuto fermarsi. Ora forse ritenterà a fine anno se ce la farà. È la prima volta che provava la maratona, mi sa che vuole provare a farla quest'anno e cercare di finirla. Sembra che voglia fare la maratona di Reggio Emilia, vediamo, deciderà nei prossimi giorni e poi ve lo comunicheremo. Ecco, qui vediamo anche Lisi Tommaso, un altro, diciamo, personaggio, atleta che ha fatto la maratona di Firenze sotto le tre ore, quindi la prima sua esperienza nella maratona. Sì, aveva fatto la prima mezza maratona e la prima maratona, cioè nel giro di un mese e mezzo ha fatto le distanze che lui non aveva fatto mai. Ecco, tornando un pochino al Caril, che ovviamente, come abbiamo detto, in questa circostanza aveva fatto un test, però è andato veramente crescendo nello spazio di un mese, è migliorato di 4 minuti, insomma, quindi 4 minuti non sono pochi, non sono in una mezza maratona. I 21 km sono un chilometro e 100 metri, insomma, e 200 metri per la sua capacità di correre. Ecco, qui intanto vediamo anche il passaggio delle donne, Tomasone e La Volpi, che corrono in questa manifestazione di solidarietà, in cui ha visto veramente tanti partecipanti. C'erano molti non competitivi e tantissimi competitivi, insomma era per beneficenza. Molte volte anche queste gare per beneficenza funzionano. Poi la giornata ovviamente particolare, quindi bella dal punto di vista meteorologico, quindi chiaramente ha portato molti a correre. Poi una gara che era alla portata di tutti, da un punto di vista della corsa pianeggiante. Quindi tanto vediamo, pianeggiante la gara, quindi era a correre sul ritmo, proprio in previsione della mezza, che sarebbe stata due volte e mezzo più lunga. Però ecco, qui abbiamo visto proprio inseguire Tartaglini e Nucera, e poi Cardelli, il grande Giuseppe Cardelli, che direi veramente è sempre la nuova giovinezza, insomma, diciamo così, cioè, perché ha fatto ottimi risultati. Ottimi risultati dall'inizio con le campestre fino a adesso. C'è la campestre fino adesso a 42 km che questa settimana, quindi domenica scorsa. E poi abbiamo visto dietro Annetti e Mori, diciamo che ecco un altro emergente, Lorenzo Mori sicuramente sarà uno dei protagonisti del 2019, perché ragazzo molto giovane, 19 anni, 20 anni, insomma, quindi è un atleta che può ancora esprimersi al meglio. Qui intanto abbiamo visto il gruppetto delle donne con Cenni, poi abbiamo visto anche l'atleta di Volpi, la Volpi, poi abbiamo visto anche l'atleta di Abbadia San Salvatore, che diciamo era fra i protagonisti insieme alla Scarselli Francesca, quindi personaggi che si sono dati battaglia fin dalle prime battute. No, sicuramente questa era una gara, come dicevamo, tutta in pianura, quindi i distacchi non sono molto pesanti, quindi è più facile rimanere tutti insieme e così è successo. Ecco, qui vediamo l'arrivo di il Caril, che doppia anche me. Quindi. No, ma poi ha fatto, diciamo, un ritmo molto sostenuto. Ecco, intanto vediamo la volata per il secondo posto, Tartaglini, in cui Tartaglini e batte Nucera, quindi due ex ciclisti, diciamo, che
Ma comunque c'è Tartaglini, anche se non sembra, ma ha una buona velocità finale. È successo molte volte che negli ultimi 300-400 metri è passato avanti a tantissima gente. E qui vediamo l'arrivo anche di Vitelli insieme a Alessandro Annetti. Mancavano ancora tre gare alla conclusione del Grand Prix, quindi qui si davano. E qui Mori Lorenzo. Si dava una battaglia, poi vediamo della lunga. Ecco, quindi andiamo la volta per il primo posto tra Scarzelli, poi vediamo la Checcaglini e vediamo che Scarzelli la spunta per un soffio su Checcaglini e poi sull'altra atleta della Luis Peabadia Salvatore. Sì, quindi diciamo che sono andate molto forti questi concorrenti. Poi ecco a seguire un pochino tutti gli altri partecipanti. Sì. Ecco qui la Cenni Genziana, e la Volpi subito dietro, maglia gialla. Quest'anno la Genziana Cenni, poi la rivedremo. Non era la sua gara, non era la sua gara, sì, perché sì. Lei si stava preparando, diciamo, per un trail un pochino impegnativo, che poi dice lasciamo stare. E probabilmente è stata un'esperienza che l'ha voluto fare, ma che probabilmente poi non rifarà. Ecco, siamo passati adesso invece alla Corripuglia, questa qui abbiamo già superato la mezza maratona, quindi la settimana dopo, quella la settimana prima, questa settimana dopo già vediamo le condizioni del tempo, sono un pochino più offuscate, autunnali. Autunnali. E qui vediamo anche su questa gara, diciamo, un'ottima partecipazione c'è stata, anche perché è una gara direi anche abbastanza premiata. Poi il meglio, diciamo, della provincia era presente in questa gara, anche perché qui si giocavano un pochino le posizioni più importanti anche del Grand Prix, perché valeva punteggio doppio. Poi ci sapevamo che le ultime 5 gare poi portano anche punteggio particolare, ulteriore punteggio chi partecipa alle ultime 5 gare e quindi questo qui ha fatto sì, diciamo, anche di avere maggiore presenza, ed effettivamente c'è stato uno stravolgimento anche nelle classifiche anche del Grand Prix finale. Qui intanto vediamo il primo prologo, diciamo la prima parte proprio interna al paese di, sì, percorso, di Puglia. Il percorso è abbastanza, questo è impegnativo, però molto bello, spettacolare, specialmente adesso dopo 500 metri da dove siamo adesso, sale leggermente, però sale in mezzo tipo quasi campagna. Ecco, vediamo, ecco, vediamo poco ci dei siamo tratti, dei tratti un pochino più stretti, però più spettacolari. No, infatti, a me questo, e qui già questo è selettivo, sì. E già qui già subito la selezione ben fatta e vediamo che Graziani, dopo un periodo, diciamo, di offuscamento molto breve per fortuna, si è ripreso, e si è ripreso alla grande proprio in occasione anche di questa manifestazione. Quindi la lotta ovviamente era tra diversi atleti della Polisportiva Policiano, quindi se la giocavano con gli altri componenti della Polisportiva Policiano, sì, Alessandro Annetti, Vannuccini, poi Tartaglini, sì. Vannuccini, poi c'era Viti Filippo, Mori Lorenzo, ecco, quindi diversi atleti che poi si sono dati battaglia per questa competizione. Ma c'è da notare che questo dopo un chilometro quasi, questo selezione. Però ecco, quando c'è la salita, la selezione c'è. Però ecco, si vede che era anche abbastanza numeroso il gruppo. No, una gara, ecco, qui vediamo anche qui che Caglini, Cenni, poi Volpi, poi Barneschi, quindi Lacrimini. Cioè, vediamo che anche a livello femminile si sta, diciamo, rinforzando un po' anche il gruppo delle pretendenti alle varie gare. Qui abbiamo visto anche Sandarelli, che però tiene insieme alla Rossi Valentina, sì. Poi vediamo anche, ecco, per quanto riguarda il Greggio Ribelle, la Sassi Antonella, c'era Liverani Patrizia, che fra l'altro organizza proprio domenica prossima a Certaldo una competizione che ormai è consueta sempre fine novembre e primi dicembre. C'è da dire che domenica prossima c'è la Corrida Amar, una gara non competitiva lì a Piave di Sinalunga, organizzata dall'Atlea di Sinalunga. Le iscrizioni sono gratuite fino al giorno precedente, la mattina della gara sono 3 euro costa. Ecco, questo percorso, tornando un pochino alla Corripuglia, sicuramente gli amici della Polisportiva Puglia si sono adoperati a far sì che anche quest'anno si realizzasse questo circuito, che direi comincia a essere un circuito molto spettacolare, molto impegnativo, perché le due volte della salita che porta a Puglia è effettivamente impegnativa, però ci sono anche delle varianti, tre le salite quasi, due e mezzo più c'è quella esterna,
quella dopo 3-4 km anche nel percorso, sì, ecco, anche quella sale per 300-400 metri, ma sale, insomma, è un percorso abbastanza ondulato, è impegnativo, bisogna essere allenati per fare, impegnativo, però direi molto spettacolare. Noi abbiamo suggerito a volte anche agli organizzatori di poterla fare nel periodo estivo, che potrebbe essere veramente carina questo circuito breve qui, però è chiaro che bisogna farlo con, ecco, questa è l'altra salita, ecco qui intanto vediamo, stiamo risalendo, abbiamo visto Guidelli insieme a Mori, poi Vannuccini, Francesco, che ovviamente lotta serrata con Annetti, lo separano qui soltanto una decina di punti, quindi insomma ognuno doveva stare molto attento all'avversario. Ah, qui c'è da dire, questo percorso anche in questo tratto qui è molto bello, specialmente ecco questa curva che vediamo, salita e discesa, poi dopo andiamo una bella spianata, una spianata a correre sul ritmo, infatti si vede Graziani che sta spingendo, sì, ci ha preso il largo, sta tornando, diciamo, qui ecco alla grande anche in questa occasione. Speriamo che siano tutti in forma adesso da gennaio, poi quando ci sono i cross, il primo cross ci sarà a Policiano, che sia il campionato italiano, campionato regionale di cross corto 3 km, quindi la e domenica, poi vale anche come per la Befana, e vale anche per il Gran Prix, per la Befana il pomeriggio, quindi lì vedremo già come stanno gli atleti, tutti gli atleti, quindi ecco, fra l'altro, come dicevamo, sarà proprio una novità perché ritorniamo al cross corto, ai 3 km sia maschili che femminili. E quindi sarà prima una gara per i master, per gli amatori, che comincerà intorno alle 14:30. No, cercheremo di partire abbastanza presto perché di gennaio ancora, quando va via il sole è freddo, quindi cercheremo di farla il prima possibile, tanto la gente hanno mangiato tutti prima, ultimo dell'anno, primo dell'anno, quindi il giorno della Befana possono anche fare una colazione e poi fare la cena. E qui vediamo l'azione di Tartaglini Alessandro e Annetti Alessandro, due atleti che oramai, diciamo, si allenano anche insieme, anche questi, tutto un gruppo molto omogeneo della Polisportiva Policiano, che effettivamente quest'anno sarà rinforzato. Sì, ci sono due nuovi innesti, un ritorno e c'è Rossi Lorenzo che tornerà, è stato assente nella nostra società per 2 anni mi sembra, e quest'anno ha chiesto se poteva ritornare, noi magari venissero tutti, quindi. E poi abbiamo Zaccaria Taos che viene dal Fiorino, è un castiglionese, abita a Castiglione Fiorentino, quindi ha scelto di stare in una società vicino a lui. E qui vediamo al primo passaggio da Puglia, in cui Graziani ha un vantaggio abbastanza netto nei confronti di Tartaglini e di Annetti. Sì, questa è una salita che si sente? Sì, è abbastanza impegnativa perché non è neanche corta, ci sono diversi tornanti, una volta che arrivi su sei stanco, dopo riscende, quindi recuperi un pochino, dopo che hai recuperato un po' rinizia quell'altra e dopo sai che vai all'arrivo, insomma, e poi abbiamo visto questo Viti Filippo che è un ciclista, anche lui molto forte. Ciclista molto forte, quindi sembra, cioè, andrebbe bene anche nel podismo, però predilige il ciclismo e nei periodi di che non ci sono gare ciclistiche, molti ciclisti fanno anche le gare podistiche. Ecco, nella categoria veterani abbiamo visto la presenza di Lucky Alessio del Gregio Ribelle, che effettivamente è un atleta che viene dall'atletica, quindi viene dalla pista, quindi è abituata a correre di un certo valore, sì. Insomma, poi vediamo Ciambrello che quest'anno ha raggiunto il podio del Grand Prix, quindi grande risultato appannaggio proprio con questa gara qui e con la gara del trail, è riuscito a raggiungere questo podio che effettivamente sembrava insperato, sì, almeno a 3-4 gare la conclusione. Tanto era passato la Barneschi, poi vediamo che Caglini Lucia, che anche la Barneschi alterna da prestazioni, belle prestazioni, altre prestazioni, però molte volte non partecipa neanche a queste gare del Grand Prix, va a correre anche fuori, quindi cioè, se fosse più presente potrebbe anche vincere il Grand Prix. Poi abbiamo visto Scendi, poi Volpi, ecco, diciamo che la situazione anche per quanto riguarda poi il Grand Prix la commetteremo quando ci saranno le immagini del trail di Lignano. Qui intanto vediamo Viti che, essendo un ciclista, va molto forte. Sì, anche Vannuccini. Vannuccini quest'anno ha fatto un'annata, direi, molto molto costante, molto, sì, sicuramente, discreta. Anche perché si è trovato sempre
al comando del Grand Prix, quindi ha cercato di arrivare fino in fondo per cercare volte di arrivare a dei momenti non particolarmente felici anche da un punto di vista fisico, però ha cercato di tenere, quindi chiaramente 38 gare del Grand Prix sono tantissime, e quindi chi riesce ad arrivare in fondo al Grand Prix, come a volte si sente dire, è stato già un successo importante, insomma, perché mantenere una condizione nell'arco dell'anno sì, equilibrata dal 26 dicembre all'11 di novembre non è poco. No, sicuramente è molto impegnativo e abbastanza lungo, però gli alti e bassi ci sono per tutti, quindi ecco che Gibin che viene doppiato, gli alti e bassi ci sono per tutti, quindi una volta vai più forte te, una volta però c'è la possibilità di recuperare, visto proprio il numero di gare che ci sono, questo permette. Abbiamo visto per esempio anche Alessandro Annetti che nelle ultime gare è cresciuto tantissimo, questo ci fa ben sperare anche per i cross, come ci diceva, quindi si può ripartire da gennaio con ambizioni, diciamo, almeno di andare, ecco, se tutto procede come deve procedere, abbiamo una buona squadra a livello regionale, si potrebbe piazzare, cioè, se chiaramente gli altri non avessero rinforzi esterni, i keniani o qualche altra cosa, potremmo essere veramente da la squadra da battere, insomma, ecco, quella della Polisportiva Policiana, perché con Yassine El Khalil, Attilio Ninilla che sta riprendendo, con Giuseppe Cardelli, con Graziani, con Vannuccini, Annetti, Tartaglini Rossi, poi Rossi, Zaccaria, diventa veramente uno squadrone. Mori un altro che sta andando forte, sì, quindi veramente. E intanto che vediamo l'arrivo di Graziani in quel di Puglia, e poi vediamo Tartaglini staccato, però che sta qui in una salita selettiva, anche quando veniva fatta in bicicletta sì, era... ci dicevano che era veramente una gara molto molto selettiva. Quindi andiamo al terzo posto Alessandro Annetti, sì, anche poi qui quarto, il tempo ci ha voluto bene, perché dopo ha iniziato anche qui, ha iniziato a piovere, quindi queste le gare di novembre sono un'incognita. Non a caso, insomma, ecco, la mezza maratona è stata piagnata, ma anche la maratona di Firenze è uguale, insomma, ecco, quindi sì. Sono situazioni molto diciamo precarie. Ecco, qui intanto vediamo Viti soddisfatto giungere al traguardo, poi Mori, Lorenzo, e ecco qua, questa che era un'altra gara a punteggio del CSI, del Centro Sportivo Italiano, che in occasione proprio del 15 di, intanto vediamo che Bettarelli e Lachi, primo della categoria dei veterani, poi ragazzini. Dicevamo che in occasione della cena del Grand Prix del 15 di dicembre ci sarà anche la premiazione del Grand Prix del Centro Sportivo Italiano, quindi vedremo un po' quello che succederà. Intanto vediamo l'arrivo anche di Barneschi Francesca, che nel finale batte la Checcaglini Lucia, e proprio negli ultimi metri vediamo proprio gli stacchi sono molto contenuti, preceduta dalla Lunga, e poi ecco comunque soddisfatta anche la Checcaglini, e poi al terzo posto anche lei molto vicina per Cenni Genziana, insomma, quindi direi anche un podio femminile particolarmente importante. Tra l'altro non voleva gareggiare perché aveva fatto un trail famoso, eccetera. Qui intanto vediamo alcune anche gare del settore giovanile con la Giada Cicerone che va a vincere questa prova. Ovviamente, come al solito, noi inseriamo sempre le gare del settore giovanile, anche se poi non sono particolarmente numerose, quindi invogliamo i ragazzi anche a voler partecipare anche a queste gare, perché sicuramente possono essere, diciamo, anche un motivo di interesse, ma soprattutto di invogliare un po' anche i vari genitori a far partecipare questi ragazzini liberamente, quindi secondo le proprie potenzialità fanno queste gare con distanze molto molto brevi. Quindi già nominiamo Falini, vediamo la volata, che è l'atleta che va, che vince nel settore maschile il Grand Prix 2015, e qui vediamo proprio era un po' favorevole il percorso, però fanno tutto qui, tutti forti, sì. certo, ma questo, diciamo, quelli che ci sono ancora hanno anche la grinta di correre molto volentieri. Quindi qui siamo invece con l'atleta invece della futura di Figline, sì. Begattini Asia. Ecco, la Asia, che anche lei ha vinto proprio in senso assoluto il settore giovanile, è sempre grintosissima e sempre protagonista di queste gare, insomma, quindi veramente un grande risultato anche per le gare, per il settore giovanile, in cui Becattini vince il Grand Prix davanti a Mercati e Banchetti, Falini per quanto riguarda il settore maschile davanti a Refi e Facara,
Eccoli qua, quindi vediamo proprio ancora altri arrivi di questi ragazzini. E qui vediamo anche l'arrivo di Severi Clara, che era cascata, quindi percorsi un pochino più lunghi, pensando che hanno appena 4 anni, ma neanche 4 anni, vedi, però corre molto bene. E intanto arriva in contemporanea con Jibin Amilcari. E ancora regge, 80 anni ancora nella breccia, abbastanza affaticato, lo vediamo abbastanza affaticato. E qui le premiazioni, ovviamente, premiazione. Come al solito, insomma, ecco, vengono premiati gli amici di Puglia, sono stati, come al solito, non si sono smentiti, hanno mantenuto sempre una linea di condotta molto molto buona, e quindi una gara che sicuramente viene apprezzata anche per la premiazione che viene poi data ai concorrenti. E adesso siamo passati invece dal tempo un pochino incerto al tempo proprio nebbioso, che oramai ci segue tutti gli anni. Non in questo riuscite a fare mai una gara con il sole, questa gara qui con il sole si trova sempre in alto, che lo vedono solo quelli che fanno. Però diciamo così, che noi siamo contenti che non piova, perché un trail come quello di Lignano sarebbe un impegno particolarmente gravoso un po' per tutti. E diciamo anche qui direi grande soddisfazione, perché circa 300 atleti, quasi 300 atleti hanno partecipato a questo trail con queste due distanze di 12 km e 22 km. Direi un percorso che ha detta anche di chi ha partecipato, organizzato bene, quindi è piaciuto, buon livello, quindi la gara dal punto di vista, diciamo, proprio anche del percorso della tecnica è molto apprezzato. Il percorso, che ci sono alcuni tratti impegnativi, e specialmente i primi 2-3 chilometri sono sali scendi che proprio ti rompono le gambe. Poi dopo qui vediamo da sotto un ponte della strada statale. Sì, no, infatti quella è la novità, sono 3 anni e facciamo quello proprio per evitare il passaggio della strada regionale. E ecco, si passa proprio sotto un ponte che una volta sarebbe, quando piove dice c'è l'acqua, ci ha detto bene che era asciutto. E il percorso, come diciamo, è tutto sali scende nella parte iniziale per arrivare in un... per cercare di selezionare il percorso e gli atleti, perché nei trail ci sono anche molti sentieri, quindi per arrivarci tutto un gruppo sarebbe impossibile. Sarebbero costretti a camminare l'uno dietro l'altro, quindi diventerebbe un pochino poco spettacolare. Quelli che vanno davanti stanno davanti, quelli che sono dietro stanno dietro. E i tratti peggiori sono al terzo chilometro circa, e poi dopo nella gara lunga quando vanno su a Lignano. Ecco, qui intanto vediamo proprio le primissime avvisaglie. Alessandro Annetti, che fra l'altro era in memoria del fratello Gabriele, che subito ha preso il comando della gara con Vannuccini e Mori. Poi dopo vediamo Pastorini in quarta posizione, ma già qui questa fase è molto impegnativa. Sì, perché abbiamo già fatto una salita dall'altra parte e adesso ci apprestiamo a farne un'altra abbastanza un po' più lunga, e poi dopo per immergersi nel bosco. Non lo so se ci sono le immagini del bosco. Ci sono anche le immagini del bosco, quindi chiaramente è stato un percorso che, riprendendolo, diventa un pochino complicato. Ci bisognerebbe essere 5-6 telecamere almeno per seguirli tutti. Però direi che, ecco, questo è anche per dare un po' un'impressione di quello che è la competizione del trail di Lignano Memorial Gabriele Annetti, che oramai diciamo è diventato famoso anche per le sue caratteristiche, diciamo, organizzative. Ecco, una manifestazione che anche questa qui molto premiata, direi, sia per quanto riguarda il settore adulti ma anche per i giovani. Poi dopo vedremo anche la presenza giovanile, che solitamente è sempre molto modesta, in questa circostanza invece particolarmente numerosa. C'è da dire che qui sono, rispetto agli altri trail, ci sono molti atleti che fanno le corse su strada, non sono, si vede anche dall'abbigliamento, si vede che queste altre gare di trail proprio sono tutti bardati, hanno le borracce dietro, tutto. Qui no, io non ho visto nessuno bardato in quel modo lì, quindi questo è un trail più alla portata di mano, non è
di quelli estremi, diciamo. Questo estremi. È il trail normalissimo. Che anche perché cose. Qui probabilmente se vengono gli specialisti del trail arriverebbero dietro. Arrivano dietro, esatto. Arrivano quindi, dietro, sì. Quindi qui non cioè perché il trail di quelli che si dice solitamente sono trail che non implica, diciamo, una grande preparazione fisica, vanno andare di passo e chiaramente lì se uno c'ha il passo più veloce va più forte quell'altro, qui invece vanno di corsa, insomma quasi tutti di corsa dalla prima parte del bosco, lo so adesso se le immagini vai dentro il bosco dovrebbe essere anche l'immagine all'interno del bosco in cui proprio i concorrenti fanno questa, ecco qui come vedete solitamente si vede qualcuno camminare, qui non cammina nessuno, sono tutti di corsa, quindi fatta eccezione per qualche elemento, ma è tutta gente che corre normalmente. Ecco, qui vediamo questa specie, questo spaccato, diciamo, di questo rifugio così artigianale. Di Tenti Vittorio, che c'è anche un cartello per il viandante che passa, di non sciupare niente. Ecco, qui entriamo dentro. Qui c'era una roulotte che l'ha adibita proprio a punto di ristoro. Ecco, qui siamo nella parte interna, alcune immagini, diciamo, all'interno di questa. Di questo tratto del trail. Questo tratto è bellissimo. Cioè, un giorno passandoci per caso lo conoscevo, ma non l'avevo collegato per fare con il trail. E dico, sono 3 anni che passiamo da questo pezzettino qui, ma questo è fenomenale, è bellissimo. Penso anche per chi corre molto facilmente, ci corre volentieri, anche perché effettivamente in mezzo alla natura così, peccato, come ripeto, che non c'era il sole, perché sennò sarebbe stato veramente stupendo. Qui c'è un pochino meno nebbia, ma su in alto dopo vedremo le immagini dopo. Cioè, non è stata una giornata molto limpida come qualche altra volta. Sì. E qui siamo proprio alla deviazione, diciamo, tra la 12 e la 22, e vediamo che Alessandro Nette ha un ampio margine di vantaggio nei confronti di Vannu Cini, che addirittura tutti e due fanno la 12 km. Fanno 12 km, poi vediamo Banelli che è andato molto forte, che faceva la 22 km, quindi forse la sorpresa, anche se non più di tanto. Poi Refi, che anche lui ha fatto la 22 km, insomma. E qui siamo proprio nella parte di Lignano Alto, qui come vedete non c'è il sole, però si vede queste chiazze di il mare giù sotto, esatto, nebbia, di nebbia. E qui vediamo Banelli che è al comando davanti al compagno di squadra Refi. Poi vediamo Costali della Olympic Runner Lama, quindi poi ancora Burzicchi, scusate, Costali no, è nostro. Sì, Costali è nostro, sì. Burzicchi, sì, ho sbagliato io. Qui la Sassi Antonella passa, quindi. E comunque qui siamo ecco che vediamo ancora nella discesa che porta poi alla diciamo giù nella parte, diciamo, terminale del percorso e vediamo qui che ecco. Vediamo che Burzicchi ha superato Refi in questa fase del tracciato, ora quasi tutta in discesa, quindi chiaramente. E vediamo Scenni Genziana che sicuramente si sta rifacendo delle prove, diciamo, un pochino così alterne che ha avuto. Se non va bene sul ritmo, sulle gare in pianura, ma su queste gare qui. Ecco, qui intanto li vediamo, quelli della 10, della 12 km nella zona del castello, stanno tornando, sono uno dietro l'altro, abbiamo visto Annetti, poi abbiamo visto Vannuccini e Mori, e qui invece della 22 vediamo l'arrivo degli altri, ecco, vediamo si mischiano, diciamo, con alcuni atleti della 22, con quelli della 12. No, questo è il passaggio. Questo è un passaggio del castello. Il primo passaggio, sì. Non è l'arrivo. Sì, questo è il passaggio del castello, sì. Ecco, qui vediamo all'arrivo, e qui c'era la nebbia, purtroppo, come al solito, ci ha un pochino condizionato, ecco, per quanto riguarda questa edizione numero 23, ma intanto Alessandro Annetti che vince il trail corto, quindi con grande soddisfazione, anche perché a quel punto lì ha vinto anche ufficialmente il Grand Prix. Sì, c'è da dire, questo voleva triplo per il punteggio triplo, sì. E qui vediamo, era già davanti, quindi aveva 10 punti di vantaggio, ma al secondo posto abbiamo visto c'è proprio Vannuccini Francesco, quindi anche lui consolida la sua posizione al secondo posto, quindi grande soddisfazione comunque per entrambi, sono della stessa società, quindi si stimano reciprocamente, quindi veramente un grande prestigio. E poi direi la sorpresa che abbiamo detto già, ripetuto diverse volte, per Lorenzo Mori, che è un giovane che farà paura parecchi, fa scienze motorie, quindi sarà un futuro collega. Ecco che intanto vediamo anche, ecco, la soddisfazione per quanto riguarda l'arrivo di questi tre atleti.
poi ancora si susseguono un po' gli arrivi. Anche qui avevamo persone che venivano da Brescia, venivano dalle Marche. Qui poi un'altra prestazione direi importante per Lazzarini Massimiliano, che adesso si appresta a preparare la corsa di Natale del 26 di dicembre per ripartire con il Grand Prix 2019. La Lacrimini, esatto, che davanti a Volpi. Ecco che Volpi soddisfatta della sua prova, perché a questo punto qui ha mantenuto la sua seconda posizione. Qui intanto vediamo Casi Alessio, che l'anno prossimo non sarà più della Polisportiva di Policiano. E poi ecco, stiamo vedendo l'arrivo anche di Rossi, poi Matini. Ecco, via via si susseguono un po' i vari concorrenti. E qui siamo passati invece al pomeriggio. Come vedete, la situazione è cambiata, sembra già un'altra stagione. E quindi qui il sole per fortuna ha colorato, diciamo, il pomeriggio con tanti bambini, quindi veramente una soddisfazione anche per Giuseppe Annetti e la mamma Carla. Ecco, qui vediamo proprio l'arrivo di questi bambini che dovevano fare tutti un giro intorno qui all'interno della polisportiva. Veramente grande soddisfazione, ma poi tanti genitori presenti, insomma, ecco, quindi questo fa anche ancora più spettacolo. C'è da dire, cioè, qui questo percorso qui sarà oramai un percorso il 6 di gennaio, sperando sia il tempo bello così, e sicuramente ci saranno più ragazzi, perché vengono anche insomma, dalla Toscana dovrebbero venire diverse persone. Vediamo questi concorrenti, che anche questi devono fare un percorso lungo. Anche qui si tratta sempre di ragazzi, hanno 3-4 anni, insomma, quindi veramente un grande risultato, insomma, anche per loro, ecco, in questo caso qui. E quindi ecco, vediamo proprio questi concorrenti, qui vediamo mischiarsi quelli più grandi, quelli più piccoli. Ecco, qui vediamo la Clara Severi, che è sempre brillante. E qui protagonista, ma ancora è piccolina, ancora non capisce neanche. Cioè, deve essere così, si deve divertire, soprattutto si diverte. Ecco, no, lei si diverte, sì, gli piace tantissimo correre, e speriamo che quando sarà grande. Ecco, qui intanto vediamo che l'età sta crescendo, ma aumentano anche il numero di bambini che partecipano a questa gara facendo due giri. Che ecco, vediamo un altro arrivo molto grintoso da parte di questi bambini che erano in rappresentanza dell'Atletica Futura, tanti dell'Atletica Futura, circa una quarantina mi sembra, poi c'era Sansepolcro, un'altra trentina, poi Polizia, c'era Campino, Atletica Sestini, la scuola elementare di Policiano. Quindi veramente direi un grande successo, ma soprattutto ecco, per vedere questi bambini alle prese, diciamo, con queste distanze molto contenute, però in cui tutti hanno voluto completare la gara. Ecco, qui vediamo proprio Beccattini Asia, che con questa gara consolida la sua vittoria nel Grand Prix. E poi la Mercati al secondo posto, vedete, e si susseguono questi concorrenti, poi Banchetti, eccetera. Poi qui ancora settore giovanile a livello maschile, vedete, anche i numeri si stanno consolidando, insomma, anche in questa competizione. Alcune categorie che erano abbastanza numerose. Poi separati, maschi e femmine, quindi a volte facciamo insieme, per cercare di fare categorie, per fare un gruppettino. Quindi sì, in questo caso qui ancora più nutriti. Questo sicuramente è la linfa per il futuro. No, sicuramente qui vengono anche perché abbiamo il ricordo di Gabriele. Poi sanno che i ragazzi qui vengono privilegiati, cioè nel senso vengono premiati molto bene, perché a tutti abbiamo dato un pallone di cuoio insieme a uno zaino, la medaglia o coppa che sia stata, quindi insomma veramente non capita così spesso. A tutti. Iscrizioni gratuite. A tutti, poi dopo c'hanno chi è arrivato meglio ha preso anche altri premi. E qui vediamo ancora altri arrivi. E per fortuna ancora, diciamo, che il tempo veramente ci ha assistito in questa occasione, che era nell'ambito della saga della Pappardella della Lepre, che ha funzionato bene anche quella. Ecco, qui siamo sempre in un'altra categoria, insomma, tutte le ragazze, anche ragazze, insomma, ecco. No, ma ecco, devo dire e devo ringraziare proprio la presenza anche delle società che hanno accolto il nostro invito a partecipare, e a partecipare anche numerosi, indipendentemente da quelli più forti o quelli meno forti, però ecco, hanno voluto veramente essere presenti qui, e questo ci fa estremamente piacere.
la cosa si ripeterà il 6 gennaio, perché con la Befana Campestre ormai anche quella è un'altra degli appuntamenti fissi per il settore giovanile, dove molte società approfittano per dare diciamo anche un input sul cross. Per vedere a che punto sono le preparazioni, perché anche di lì a pochi giorni ci saranno anche campionati regionali, proprio staffette e anche individuali dei ragazzi. Quindi. Ecco, qui vediamo anche che raramente queste categorie aumentano, quindi aumentano anche il numero dei partecipanti, quindi veramente direi una buona soddisfazione, ecco, anche, ma soprattutto anche per chi correva, correva molto volentieri, perché non era solo, sì, aveva, diciamo, lo stimolo di avere poi anche un pubblico lì che li guardava, li sosteneva, insomma, ecco, quindi veramente un bel risultato. Vedete proprio la grinta di questi ragazzi che fino in fondo ce la mettono tutta, insomma, ecco, non è che si risparmiano per niente. No, sì, ecco, qui c'è sempre le ragazze, queste sono un pochino più grandine, sono, e niente, cioè, questa era... Ecco, cioè, qui è stato fatto dei girettini un pochino più allargati, diciamo, sì, dopo dovremmo andare dietro la casa e la casina e salita e discesa, quel pezzettino che... A dire che ormai, tutti ormai è diventato famoso, emblematico, sì, è quella del casottino, sì, degli olivi, ecco, qui proprio si allungano... E vanno proprio nella parte, ecco, nella parte esterna, vedete proprio che risalgono su per questo tratto, abbastanza, ecco, un tratto piccolo, breve, però impegnativo, che è quello che sicuramente taglia le gambe, e poi al traguardo, quindi veramente anche un provare un percorso che poi li avvicina ai cross. Qui vediamo ancora un'altra partenza, sempre molto, direi, consistente, perché sono sempre una quindicina di persone, sono già buone, insomma, per il settore giovanile, non male. Ecco, qui vediamo un atleta della scuola elementare di Policiano che era partito fortissimo, poi ovviamente non avendo le basi per poter diciamo continuare, è stato un po' risucchiato da quelli più esperti nel settore. Ecco, qui vediamo proprio la corsa del battistrada, che è una corsa ormai di un soggetto che è abituato a correre, sì. Ad usare bene le proprie potenzialità. C'è la maglietta della società, mentre gli altri non ce l'hanno, quindi è già vuol dire qualcosa quello. Anche qui vedi, hanno veramente fatto un po' un test sui cross, che per alcuni versi cominceranno già da dicembre per quanto riguarda anche il Grand Prix di cross regionale, e poi sarà la terza prova invece, che quella della Befana Campestre, che poi sarà anche la terza prova del Grand Prix classico, e che quest'anno si rifonda anche sul Grand Prix del CSI, quindi saranno diverse motivazioni. Stiamo già buttando giù il calendario del 2019, c'è ancora qualche piccola incertezza, perché ci sono delle problematiche da un punto di vista di alcune date, ora verificheremo. E qui intanto vedete proprio, ecco, le premiazioni che venivano date ai concorrenti. Come vedete, tutti ricevevano, oltre che delle bellissime medaglie, le coppe per i primi, poi i zaini e il pallone che veniva da tutti i concorrenti. Insomma, quindi, ecco, anche qui un palcoscenico abbastanza carino, come vedete, insomma, ecco, concorrenti hanno anche avuto una bella coppa per quanto riguarda il primo classificato. Vedete, insomma, delle coppe anche di un certo livello, insomma. Tutti chiamati nel palco. Nel palco, sì, è una delle pochissime occasioni in cui c'è questa opportunità, vedete, sì, anche perché è stata veloce la cosa, avendo fatto la gara la mattina per gli adulti, pomeriggio era tutto riservato a loro, sì. Però, insomma, abbiamo premiato più di 120 ragazzi, quindi, insomma, direi un buon risultato. Bene, diciamo, siamo un po' a conclusione di questa trasmissione. Il prossimo appuntamento sarà, come dicevamo, la cena del Grand Prix del 15 di dicembre a Policiano, dove sarà proclamato l'atleta dell'anno con Alessandro Annetti e Sanarelli, i due vincitori, sia in campo maschile che in campo femminile, sia per il CIS che per il Grand Prix classico, e poi tutte le varie premiazioni delle varie categorie. Il 26 di dicembre ci sarà la corsa di Natale a Terranova Bracciolini, e invece il 1 di gennaio il capodanno di corsa. Beh, con questo vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione, che sarà di dicembre, e poi ci rivediamo.